Ragazzi, come sempre c'è il momento riflessione, no? Tanto che aspetto mia moglie che esce dal supermercato e condivido un piccolo pensiero con voi. A volte mi capita, insomma, qua su Instagram escono tantissimi video di persone che fanno formazione, propongono corsi, parlo sempre per quanto riguarda la caffetteria, no? Poi magari queste stesse persone, no? Non hanno mai lavorato dietro al bancone di una caffetteria o perlomeno l'hanno fatto per pochissimo tempo. Ma io dico, non voglio parlare dell'età, ci sono anche tanti dalla mia età, insomma, che hanno lavorato 6 mesi, un anno dietro al bancone di una caffetteria solo perché hanno delle certificazioni, che hanno delle qualifiche, si sentono di poter esercitare questo mestiere. Io sono convinto che per fare questo lavoro, fare formazione, non basta soltanto avere delle qualifiche, ma bisogna sapere anche trasmettere. Davanti a un barista in cui ha dei problemi sul lavoro, il proprietario non lo paga, si è sentito dire, ma quanto riguarda gli straordinari poi ci sistemiamo, vai a dirgli poi dopo perché non pulisci la lancia a vapore, perché non fai il purge e bisogna fare questo e bella macinatura. Prova ad andare a dire, prova a capire come arrivare questi baristi, perché l'ho passato anch'io e so che cosa vuol dire. Questo a scuola non te lo insegnano. Quindi devi riuscire a capire, ad arrivare alle persone, ad arrivare il barista, a riuscire a capire le dinamiche, l'emozione che c'è dietro. Se non l'hai fatto per tanti anni, abbastanza, insomma, questo lavoro, tante cose non le puoi capire. Io ho lavorato 28 anni nei bar. Questo mestiere non ce l'ho solo nelle mani, ma ce l'ho nel sangue. Ecco perché dico, è difficile trovare un allenatore in gamba senza aver mai giocato a calcio. Ce ne sono, ma sono pochissimi. State attenti a chi vi affidate. Cercate di capire bene, anche voi che siete da questa parte. Per voi baristi, è importante capire chi c'è dall'altra parte, è importante chi avete davanti possa darvi quel valore in più che vi possa servire, perché se dopo 5-6 ore di corso il giorno dopo non si ricorda nulla di quello che ha fatto nel giorno precedente, vuol dire che la figura che doveva dargli del valore non è riuscita ad arrivare, non perché non sapeva le cose, non è riuscito a trasmettere queste competenze in cui possano veramente aiutare o anche cambiargli la vita nel suo piccolo a un barista che veramente ha bisogno e si è fidato a te. Un'altra cosa, questi ragazzi, insomma, che fanno i formatori, questi signori, insomma, vai a vedere il loro curriculum. Ha vinto questa gara, è stato di qua, è stato di là, campione di qua, campione di là, partecipato a questa gara, partecipato a quest'altro. E poi, quanto tempo hai lavorato dietro un bancone di un bar? Quanto sai veramente cosa prova un barista? A scuola non te le insegnano, soltanto con l'esperienza puoi capire queste cose. Non si diventa grande sotto i riflettori, ricordati. Vi lascio una piccola riflessione.